se abbiamo parlato di cambi e rotazioni in casa viola, dall'altra parte invece è completamente diverso, perché per la Salernitana c'è sempre Montaxer. Stavamo raccontando qualche istante fa una sfida tra Hellas Verona e Salernitana valida per il primo posto. Ecco, non è che è cambiato poi così tanto anche in questa gara. No, non è cambiato. Io non so cosa ti aspetti, Flavio, da questo match. Io personalmente mi aspetto di vedere un Montaxer che nei primi 15-20 minuti entrerà in campo di cattiveria dopo aver subito quel pareggio da Karim, cercherà subito di rifarsi, occhio alla sua partenza. Sì, è un Montaxer sicuramente ferito nell'orgoglio, vorrà dimostrare di potersi meritare il primo posto in classifica, quindi occhio sia alla partenza, però occhio anche dall'altra parte a Marco De First, che ci ha fatto vedere in questo torneo di saper giocare alla grande a questo videogioco. Assolutamente, anche il coach secondo me è stato bravissimo in questi due giorni a far alternare tanto quelli che sono i due giocatori, e soprattutto quando hai anche due player che stanno comunque performando bene, poi diventa anche per il coach difficile scegliere chi schierare dei due. Ecco, questa è una scelta che secondo me tanti vorrebbero avere nella propria casa, perché è sempre meglio avere i giocatori che stanno performando alla grande, dire chi mando in campo, uno dei due, l'altro sa che comunque ce la giochiamo al massimo, non che ovviamente gli altri non giochino al massimo della potenzialità, ma qui stiamo parlando del ruolo di quello che è il coach, che decide chi mandare in campo. Sì, è l'unica squadra che ha cambiato così tanto in questi due giorni, però i risultati gli stanno dando ragione. Al momento non è un grosso problema, potrebbe esserlo nella seconda fase del torneo quando dovrai sceglierne uno solo, e lì non vorrei essere nei panni del coach della Fiorentina. Vediamo comunque questo match, la Salernitana non sarà un ostacolo facile comunque per Marco De First. Una Fiorentina che ci ha abituato tantissimo in questi anni a quelle che sono le sue rotazioni di qualità. E allora l'ultima sfida di quest'oggi per queste due formazioni che proveranno a chiudere al meglio questo girone di andata nella parte A del tabellone. Subito arriva una pausa a cercare quelle che sono le impostazioni. Probabilmente è anche curioso vedere quello che sono i player quando inizia la gara. Vanno a guardare male la telecamera e dicono no, aspetta, forse devo alzare un attimo di più, magari mi allontano con una tribuna stampa. Insomma, poi ognuno ha la sua telecamera preferita e quelli che sono le varie visuali da utilizzare. Teo Hernandez, Lucio, Gullit, Pogba, Gullit, Zidane, Teo Hernandez, Zidane, prova a far filtrare con Dumfries che aspetta lì, chiude la linea di passaggio e recupera. Gullit, Ronaldinho, Teo Hernandez, va a salire, va centrale per via orizzontale dove c'è Gullit, cambio di gioco, servire Dumfries, palla dentro meravigliosa per Pogba, dentro l'area di rigore, ancora Pogba, salta secco, poi d'esterno, che gol ha fatto Paul Pogba, esulta Marco De First che inizia la grandissima questa sfida contro la Salernitana. Un gol pazzesco, perché era stato bellissimo il passaggio per liberare Pogba, ma poi in Pogba si è inventato un super gol, bel dribbling per liberarsi, poi conclusione di esterno dove il portiere non può arrivare. Che partenza di Marco De Forest, già aspettavamo un Montaxer arrembante, invece ci ritroviamo una Fiorentina in controllo che adesso proverà subito anche a cercare Gullit ci prova da lontano con Szczęsny, che però riesce a bloccare, si è scaldato velocemente Marco De Forest. Sì, è partito subito a mille, questa non era una conclusione facilissima, però sai, Gullit magari con la finalizzazione a tempo da lì può comunque fare male, perché è un giocatore totale. Pogba, Ronaldinho, Leao, verticale dentro a cercare Zidane, poi Ronaldo prova ad allargare sulla destra con la chiusura da parte di Teo Hernandez, poi Pogba con il pressing alto che funziona a metà perché la palla è ancora nei piedi dei giocatori viola. Teo Hernandez, Gullit, Ibrahimovic di prima intenzione a far correre su quella fascia Ronaldinho dentro l'area di rigore, Ronaldinho la suola si ferma sterzata, poi Digno la palla fuori, Ibrahimovic che qua sbaglia troppa fretta nel servire un compagno che non c'è, pressingato però di Dumfries, altra palla recuperata, verrà dentro con l'intervento in chiusura da parte di Lucio, con Pogba che si esibisce in una capriola per poi rimettersi in piedi. Adesso Leao con chiusura ancora una volta da parte di Dumfries, bravissimo a chiudere la linea di passaggio, poi Ronaldinho player
Pirlock per un istante dentro, adesso Ibrahimovic ancora d'esterno, ci ha preso gusto qui Marco De Vers, tocca il pallone al portiere e allora calcio d'angolo con Pogba, Leao sporca il pallone, poi la recupera, però ancora una volta stiamo vedendo un Marco De Vers che quando arriva dentro l'area praticamente a quell'L2 per tirare d'esterno sempre premuto. Sì, ma è un assalto continuo qui della Fiorentina, arrivano da tutte le parti, Salernitana davvero in difficoltà come non l'avevamo mai vista in questo girone, adesso prova finalmente a distendersi. Leao dentro con Zidane che calcia, li chiude però la porta in faccia Vanja Milinkovic e Savic, e allora si può ripartire con la Fiorentina dove c'è Pogba, Viera, cercare Ibrahimovic di prima intenzione verso Gullit, chiama il fuorigioco Lucio che non c'è, Gullit la suola, non calcia qui l'olandese, probabilmente doveva e poteva fare meglio. Poteva fare meglio, ma quanto è forte Lucio. In precedenza, primo squillo da parte della Salernitana con Zidane che si ritrova il pallone. Da lì forse poteva fare meglio. Grande uscita, è vero, da parte del portiere della Fiorentina. Però finalmente Montaxer si inizia a far vedere attaccando sempre da questa fascia sinistra con il duo Teo Leao che può far male. Dentro intanto Ronaldo per il tiro con il sinistro da parte di Pogba, che qua non riesce a trovare lo specchio della porta, ci è andato vicinissimo, ma stiamo vedendo un Montaxer che, attenzione, Marco De Vers sbaglia tutto, Ronaldo dentro l'area, il cross sul secondo, il colpo di testa e il pallone fuori, si dispera Montaxer. Qua che regalo però da parte della Fiorentina. Sì, qui sta facendo una frittata Marco De Vers, un errore non da lui. Montaxer forse quasi non ci credeva neanche lui di avere quella occasione. Bel pallone alto per Digno che però la mette sull'esterno della rete. Ora proverà a ricostruire. In precedenza Pogba col sinistro, un po' di sfortuna da parte di Marco De Vers, perché da parte di Montaxer, perché sai, ci fosse stato Gullit al posto di Pogba con le 5 piede debole poteva far male. Viera, servire Pogba, l'autore del gol dell'1-0, chiuso da Teo Hernandez, rimessa laterale, Pogba, Viera, continua a tenerla ad avanzare, sempre Viera, prova a circumnavigarlo Gullit ma non recupera il pallone, adesso Pogba, doppio passo, la porta sul sinistro, poi prova a far filtrare qui la sfera verso Ronaldo, chiusura della Salernitana che può ripartire con Ronaldo, allarga per Rafa Leao, attenzione perché Ronaldo sta correndo, poi viene incontro, contromovimento, ancora Leao, continua a correre con Dumfries sempre sulle sue tracce, bravo qui a sporcargli il pallone, e allora altra rimessa laterale, Ronaldo, Leao, Gullit, Leao, gira per Ronaldo, prova a puntare sempre su quel lato, la palla va dentro, il tiro ribattuto, ancora una volta però la costruzione è sempre la stessa da parte di Montaxer, si passa prima sulla sinistra per poi arrivare dentro l'area di rigore, quasi vicino al tiro dagli 11 metri per poi cercare di scagliare la conclusione vincente. Sì, un po' di sfortuna in questa situazione per Montaxer che se l'era costruita molto bene, rimpallato Leao al momento della conclusione che da lì probabilmente sarebbe stata vincente. Un po' calata la Fiorentina, ci può stare anche per il livello del suo avversario, dopo i primi 15 minuti arrembanti un po' più di calma, vediamo l'ultima azione comunque del primo tempo, se questo Pogba può continuare a far male, è l'uomo in più comunque della Fiore. Pogba dentro l'area, Pogba prova a crossare, alla fine guadagna un calcio d'angolo, vediamo se la buttano dentro oppure provano a giocarla, Pogba ancora ad esterno per Ronaldinho, fermato solo per un istante e poi Ronaldinho crossa verso Ibrahimovic e qua c'è già una domanda da fare al buon Venom, perché lì non ha calciato? Non ha calciato perché non stiamo ben capendo il suo stile di gioco in fase offensiva, a volte calcia in anticipo, a volte calcia, non riesce a calciare, sta giocando comunque molto bene, sta creando forse talmente tanto che anche lui poi in alcune situazioni non sa bene cosa fare. Comunque benissimo Marco De Vers, ha praticamente annullato Montaxer, gli ha concesso solo quell'occasione con Pogba, lì Montaxer non poteva fare di più secondo me, giusto il tiro di Pogba, la palla purtroppo esce perché Pogba non è chissà che finalizzatore, però bene 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 la Fiorentina, bene 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 Marco De Vers. Sì, molto bene la Fiorentina soprattutto nei primi 15 minuti e poi con l'ultima azione, poi è salita un pochino la Salernitana di occasioni pericolose, comunque ricordiamo solo la conclusione di Pogba perché comunque Digno era in una posizione abbastanza defilata per far male di testa. Occhio che la Salernitana nel secondo tempo può trasformarsi, ne sa qualcosa, ne sanno qualcosa i suoi avversari. Quel 2-0 sarebbe stato molto molto importante per la Fiorentina, ma invece no, ancora 1-0 e quindi secondo tempo. Si riparte, siamo al terzo minuto della ripresa con la Salernitana che attacca, Ronaldinho a scambiare con Leao, fuori verso Zidane,
Gullit, ancora per Zidane, dentro Ronaldinho, vediamo se ci gioca l'uno contro uno. Ronaldinho ruletta Gullit, mette lì il piatto destro e recupera il pallone. Adesso Ronaldo, vediamo se fa correre Pogba che si stava inserendo, non se l'è sentita di servire, ha cercato invece una player lock fino a se stesso. Lucio, cambio di gioco per Teo Hernandez, dentro a cercare Ronaldinho che attaccava la profondità, voleva il pallone non interno più esterno a superare il quadro. Qui Teo Hernandez in estirada riesce a trovare il contatto con il pallone e recuperarlo. Ibrahimovic, Ronaldinho, Teo Hernandez sul posto, Digno, ancora Teo Hernandez contro Cuadrado, lo stende, sarà calcio di punizione, la posizione molto defilata contro Ronaldinho, si avvicina Gullit per giocarla lì, proprio servito l'olandese. Vieira, Gullit dentro verso Ibrahimovic, pallone complicato, poi pressing alto che funziona con Vieira al limite, non è un tiratore, lo sa bene Marco Tefers che cercava una soluzione. Ibrahimovic, numero dentro l'area, ancora Ibrahimovic che sta provando ad illuminare quest'ultima giornata della sua Fiorentina. Ha cercato una giocata probabilmente di troppo, non tanto la giocata, forse più il passaggio, si poteva anche azzardare a una conclusione, ma siamo dall'altra parte con la difesa altissima della Fiorentina che funziona, offside. Sì, qua ha mandato fuori i tempi l'attacco della Salernitana, Marco De First, che è ripartito benissimo, così come aveva iniziato il primo tempo anche in questa ripresa, sta spingendo molto. Personalmente, Marco, concordo con te, poteva fare meglio con Ibrahimovic, poteva tirare, deve stare molto attento Montaxer comunque in fase di uscita, perché in precedenza è stato salvato dal fatto che ci fosse Vieira, perché lì Vieira non è un tiratore, non ha grandi doti di dribbling, perché poteva fare molto male quella palla persa. Attenzione adesso a Ronaldinho, viene incontro a Ronaldo per giocarla, si chiude il triangolo con l'altro brasiliano, sempre Digno, dentro l'area a cercare Pogba sul primo e Milinkovic Savic a dire di no, grande intervento, pressing alto di Teo Hernandez, funziona, poi Ronaldo di prima per Pogba, ancora Ronaldo calcia, colpisce Lucio, poi Dumfries la deve allontanare, lo fa bene, verso Gullit, c'è tanto spettacolo anche in questa sfida, tante occasioni con le difese, per il momento protagonisti assolute. Dumfries prova a far filtrare Teo Hernandez, tocca minuto numero 66, la Fiorentina conduce per 1-0. Sì, buona situazione qua per Montaxer e la sua Salernitana, forse su Ronaldo un pelo troppa fretta, ha provato la conclusione, da lì ci aspettavamo magari un'invenzione delle sue, magari un paio di numeri, magari aspettare qualche inserimento prima. Molto bravo comunque Milinkovic Savic invece nell'occasione precedente a distendersi bene sul rimpallo, non c'è nessuno, ma attacca ancora la Salernitana. Teo Hernandez a puntare dentro l'area di rigore, prende il fondo, poi si va per Leao, lascia tutti sul posto, Leao la suola, Leao alza dentro l'area, il colpo di testa e di Tomori che salva qui su Ronaldo, era una 50-50 alla meglio il difensore inglese. Adesso Gullit a servire Vieira, il lancio lunghissimo per Ronaldo, la mette giù Ronaldo, giocato di Ronaldo e trova il gol del 2-0, il Tuborrol 2-0, Marco Tefers is on fire. Che freddezza qui da parte di Marco De First. Prima, secondo me, su Leao ha chiesto un pochino troppo a Ronaldo. Montaxer poteva fare decisamente molto meglio. Sul ribaltamento di fronte, il lancio millimetrico, era in gioco, lo teneva il terzino. E poi che freddezza con la nuova skill a saltare il portiere. Non riescono a recuperare i difensori. 2-0, direi meritato per quanto visto in questa partita. Questo, per quanto abbiamo visto in questi 73 minuti, assolutamente meritato questo risultato finora. Serve una scossa a Montaxer per non far scappare però la Fiorentina in classifica. Gullit, vediamo se riesce adesso in questa occasione. Ronaldo sta soffrendo tantissimo, Montaxer, la linea altissima della Fiorentina, non riesce a esprimere bene il proprio gioco. Qui la palla alta per Ibrahim, ci arriva il fuorigioco, ma ad hoc il tema è proprio quello, difesa alta della Fiorentina, l'ha preparata benissimo contro Montaxer. Sì, se l'era studiata, guarda anche qua come finisce in fuorigioco, perché Monta spesso sembra quasi non sapere cosa fare, perché sui tagli spesso i suoi giocatori finiscono in fuorigioco, ci pensa magari anche quell'istante di troppo che a livello normale magari non fa la differenza, a livello della Serie A team però ti porta a essere sotto 2-0 e aver fatto tanta fatica in fase offensiva. Zidane prova a far filtrare il pallone, Dumfries però legge benissimo la situazione e fa ripartire i suoi. Adesso Pogba sulla destra, vediamo se il francese punta, sempre Pogba, palla a rimorchio per Vieira,
si gira, si leggera, adesso arriva Ibrahimovic, sale la linea dei difensori rischiando tantissimo perché Ibrahimovic con quella giocata stava per andarsene, però attenzione perché qua c'è tanto spazio sulla sinistra, adesso il lancio funziona, Zidane sbaglia però completamente quello che è il controllo, ringrazia la Viola che prova a girarsi con Ronaldo, doppio passo steso, c'è calcio di punizione, una punizione che serve tanto perché alleggerisce leggermente quello che è il pressing che riparte subito da parte della Salernitana. Tomori allarga per Teo Hernandez, tanti uomini là davanti per provare a chiuderla, qui Gullit probabilmente perde l'attimo, si va da Ronaldinho, dentro per Ibrahimovic, un'azione troppo complicata, troppo elaborata, c'erano tanti passaggi, c'erano tanti corridoi da poter percorrere dall'altra parte, adesso Cuadrado a correre sulla fascia destra, numero 14 va dentro per Ronaldinho, ancora Cuadrado sempre a chiamare il passaggio, la recupera però Digno della Viola, poi Ibrahimovic a servire Gullit, doppio passo, c'è benissimo Lucio con qualità solo per un istante perché la recupera ancora una volta Marco De First, adesso Tomori, poi Teo Hernandez si scappa, si allontana da quelli che sono i giocatori avversari per continuare a guadagnare secondi preziosi, qua Teo Hernandez salta secco però Ronaldo esce bene, poi serve Ronaldinho che sbaglia completamente il controllo, poi Ronaldo ancora per Ronaldinho, minuto numero 90, la palla va dentro dove c'è Pogba a cercare Ibrahimovic che non riesce a calciare, chiuso splendidamente dalla difesa, poi il pallone arriva lì, c'è anche un calcio di punizione, finisce qua quella che è la partita, vince la Fiorentina per 2-0. Che prestazione di Marco De First, che spettacolo questa Fiorentina.